Amadou, tuturu, tutu, Amadou, tuturu, tutu, Amadou, tuturu, tutu, Amadou, dai, mamma mia, così non ce la faccio, mi fate infartà, io così non ce la faccio, mi fate infartà, mamma mia, cioè, una partita sofferta fino alla fine. Una partita, secondo me, davvero male, male. Cioè, questo, nei primi 30 secondi, voglio che sia sottolineato questo mio pensiero. La Roma non mi piace per niente come gioca. Perché? Perché fa sempre le stesse cose. Il gioco della Roma è sempre quello. E palla Spinazzola, palla all'esterno destro, che sia un Karlsdorp oppure un Bruno Perez. Oppure un triangolazioni varie, oppure crossare in fascia all'avversario, oppure fare i passaggini vicino all'area di rigore e poi mandare Murato contro un avversario. Questo così gioca la Roma. Oppure sai qual è? Oppure sai qual è? Pellegrini che tira sempre di piatto. Perché questo ormai è de routine. Pellegrini che non fa altro che tirare di piatto. E io intanto sto seduto sul bracciolo del letto e mi fa parecchio male. E quindi mettiamo in una posizione naturale, no? Quassù. Anche se la luce è un po' come si può dire. Luminosa. E quindi diciamo, cioè, il gioco della Roma non mi piace perché è prevedibile, è sempre la stessa cosa e quindi tutti lo capiscono. Ogni volta i cross vanno murati perché al centro non abbiamo nessun saltatore, incredibile, abbiamo una rosa molto alta, abbiamo i Vatus in campo, ma questo non conta se poi non sono cattivi e lucidi nell'impattare il pallone. E ragazzi, Spinazzola è un giocatore incredibile, devastante. Leonardo Spinazzola ha 5-6 polmoni, non lo so, è un giocatore assurdo, veramente assurdo. E autogol a parte che la Roma è diventata la regina dell'autoreti, cioè noi abbiamo deciso di fare un autogol a partita per compensare un po' il fatto che i difensori non segnano molto. Abbiamo messo questa nuova moda in circolazione, quindi un autogol a testa e viva la festa. Quindi ragazzi, anche Spinazzola che ha fatto tutto lui perché ha fatto una partita mostruosa, ha deciso anche di timbrare il cartellino nella propria porta. Così che dice, ho già fatto 2 gol quest'anno, record nella mia carriera, dico faccio pure nella porta mia così siamo tutti contenti. Però per il resto ragazzi, migliore in campo assolutamente Leonardo Spinazzola. Pellegrini ragazzi, a me non mi va giù perché sì, buona partita per carità divina, solamente che è un giocatore che credo che a volte dimostra di essere limitato per le scelte e perché non lo so ragazzi, là non fa altro che tirare questo piattone qui, mi dà un urto micidiale. Ma soprattutto, ragazzi, dite quello che vi pare. E con questa frase ribadiscono: sto mettendo in croce Borja Mayoral, che dimostra di essere solamente un buonissimo vice attaccante, il miglior vice gioco che abbiamo avuto negli ultimi anni. Sicuramente un attaccante che può fare molta strada, e mi auguro sia il futuro della Roma. Però al momento non è pronto per essere titolare ogni partita nella Roma. E si sente, ragazzi, fatemelo passare, anti-Dzeko e non la mancanza del bosniaco. Dite quello che vi pare, ma nella manovra della Roma manca e si sente la qualità che mette Dzeko in mezzo al campo. Anche se Dzeko magari capita in una partita, no. Anche da fermo ti porta via quei 2 o 3 avversari che in Borja Mayoral non ti porta via. Anche Dzeko in una giornata, no, dove magari non segna e sta un po' in ombra, dà quel contributo che nessun altro ti può dare. Cioè, la mancanza di Dzeko in attacco, mi dispiace dirlo e ammetterlo, si sente. Veri tu adesso, ragazzi, la Roma purtroppo è sta cosa, no? La Roma, ogni volta, la stagione in cui i calciatori si consacrano, se fanno male, ma come fai a sbagliarti? Cioè, ogni volta che un calciatore della Roma fa la miglior stagione della carriera, si rompe. Ora, veri tu, non so, io credo che purtroppo sia abbastanza grave per come è uscito dal campo. E io mi auguro veramente che non sia nulla di gravissimo perché altrimenti, porca miseria, sta a fare la miglior stagione della carriera come sempre. Perché ogni volta i calciatori più forti nella Roma si fanno male e out. Paolo Lopez ha fatto una bellissima parata su Vlahovic, anzi, due, metto pure quella del primo tempo dove è andato la quel mancino a incrociare. Dove Cristante ovviamente stava giocando a Fortnite in mezzo al campo. Oggi è il suo compleanno, doveva anche festeggiare. E però ragazzi, è stata una partita sofferta, è stata più una rissa, un incontro di MMA che una partita di calcio, perché effettivamente si stavano a menare tutta la partita, giocatori a terra, giocatori che si incavano, boh, sembrava un po' una mega rissa di Kung Fu Panda, per il resto però sono contento, sono puramente contento per la vittoria perché serviva. E
Io un pareggio me lo davo sui denti, una sconfitta me la buttavo direttamente nelle fogne. E non sono soddisfatto, se devo essere sincero, della prestazione. Non sono per niente soddisfatto della Roma vista oggi. Però mi porto a casa 3 punti e magari può essere su di morale. Secondo me Fonseca deve cambiare un po' metodologia di gioco, perché non, veramente mi mette la nausea vedere questo sistema tattico della Roma, mi mette veramente la nausea. Parliamo però di Diawara in conclusione, perché è un calciatore che ha dimostrato una professionalità incredibile. Un calciatore che all'inizio stagione sembrava essere messo fuori rosa perché non è mai stato chiamato in causa, manco veniva convocato a volte. Si parlava della sua eventuale cessione. Nel momento in cui, dopo svariati mesi, è stato chiamato in causa, ha sempre giocato con una dignità e una professionalità e una qualità veramente da applausi, perché non sarà il miglior centrocampista del mondo, ma nemmeno il peggiore. Diawara dimostra di essere elegante, pulito e, umanamente parlando, secondo me un ottimo calciatore. Non lo dico perché oggi ha segnato, lo dico perché ultimamente sta giocando molto e fa sempre il suo compito in maniera ottima. E quindi sono contento che abbia segnato anche lui. Non è un calciatore che segna, e quindi sicuramente ha siglato un gol molto pesante. Per il resto, ragazzi, Mkhitaryan oggi male, indubbiamente male. Mkhitaryan, non credo che debba dire altre cose, perché nel complesso la partita l'abbiamo analizzata. L'ultima cosa, Borja Mayoral, la prossima volta che ti mettono un pallone delizioso davanti al portiere, ecco, buttala dentro, non addosso a Dragoschi, che sennò gli rovini la barbetta, no? Un po' come a me. Allora, se questo video posta finire qui, lascia un like, commento, iscrivetevi. Da Pablo Giallorosso è tutto, adios.